La mostra si chiama Giorgio De Chirico e l'oggetto misterioso e abbiamo 31 opere fra dipinti, acquarelli e una scultura molto grande. Tutti provengono dalla collezione della Fondazione Giorgio De Chirico, che ha sede a Roma. La Fondazione De Chirico sempre cerca di fare mostre che danno l'opportunità di scoprire o indagare meglio un aspetto un po' meno conosciuto delle opere di De Chirico. Lui ha dipinto tanto, ci sono tanti diversi periodi della sua vita e c'è molto più da scoprire oltre al primo periodo metafisico degli anni 10 per cui è più conosciuto. Noi qui abbiamo una selezione di opere che indaga lo sviluppo artistico in termini di stile e forma per dimostrare al pubblico che l'oggetto misterioso è quasi omnipresente. Abbiamo opere del periodo neometafisico che parte dal 68 al 76 e abbiamo manichini, abbiamo archeologi, abbiamo appunto queste piazze con oggetti random collegati nel, diciamo, nel primo piano. Però abbiamo anche opere tipo le nature morte degli anni 40 che lui chiamava vite silente, che è un termine che appunto dimostra la vita, l'animazione di questi oggetti, in questo caso pezzi di frutta, che è presente. Esponendo opere di questo tipo accanto opere del periodo neometafisico, vediamo che c'è una stretta correlazione sia iconografica e a volte anche stilistiche fra l'uno e l'altro. E quindi è un'opportunità per il pubblico di scoprire un aspetto forse meno conosciuto che appare in tutte le sue opere. De Chirico è stato un uomo molto difficile. Un artista complesso, un artista peraltro con una cultura stratificatissima, perché lui era nato in Grecia, si era formato artisticamente a Monaco, aveva lavorato a Parigi, ha vissuto a lungo in Italia, quindi la sua cultura è frutto veramente di mentalità, di civiltà diversissime tra di loro che si sono messe in dialogo nella sua ricerca. La sua presenza nelle avanguardie è molto particolare. De Chirico è una presenza, un'ombra, non ha mai fatto parte di un'avanguardia e lui ci teneva molto a questo, diceva che lui non era né mai entrato né mai uscito da un'avanguardia. Lui c'è, gli altri vi si confrontano, ma lui ben difficilmente si relaziona con gli altri. Abbiamo scelto questo titolo perché la mostra insiste su un tema iconografico di Giorgio De Chirico, cioè l'uso di inserire nei dipinti degli oggetti che di per sé non sono misteriosi, anzi appartengono molto spesso alla nostra quotidianità, ma collocati in un ambiente illogico o decontestualizzati diventano per lo spettatore che li vede qualcosa di straniante, di diverso e diventano per l'appunto misteriosi. Spesso non c'è una spiegazione a questi oggetti, ce ne sono alcuni emblematici, ad esempio la scatola multicolore che si vede in molti dipinti o i biscotti, i guanti, tutti oggetti che ricorrono nelle opere di Giorgio De Chirico, che sono oggetti che il pittore coglieva qua e là nell'esistenza quotidiana, perché proprio questa è la metafisica. Il partire da una sensazione a noi familiare e trasportare questa sensazione su un piano diverso. De Chirico dice di aver inventato la metafisica a Firenze, seduto in piazza Santa Croce, di aver visto improvvisamente quella piazza, anche per un suo stato di salute non eccellente, vede questa piazza con un occhio nuovo e gli appare improvvisamente diversa, quasi spaventosa, si rivela lui una nuova identità degli oggetti che ha di fronte a sé. Ecco, questa è la vera metafisica. La mostra non vuole svelare quale sia il significato di questi oggetti, semplicemente guidare lo spettatore in questa nuova relazione con l'oggetto familiare trasposto in senso metafisico.